appunto portata avanti nell'undicesimo municipio. Per questo ne parliamo con l'assessora alle politiche culturali e alle pari opportunità dell'undicesimo, Carla Di Veroli, ben arrivata. Grazie. Ben trovata. E con Marilena Grassadoglia, che è responsabile del gruppo Scuola Roma delle famiglie Arcobaleno. Ben arrivata. Grazie, a lei. Grazie. Allora, spieghiamo subito di cosa si occupa questo corso speciale. Partiamo subito. È doveroso, perché il progetto delle famiglie Arcobaleno. Okay, però una domanda prima la voglio fare a Carla Di Veroli. Insomma, l'undicesimo municipio è stato, in questo caso, visto che le esperienze del genere in Italia sono ancora poche, è stato attento ad un problema emergente nella città, una questione nuova: le famiglie dove entrambi i genitori appartengono allo stesso sesso, genitori gay, però con bambini da crescere. E allora complimenti al municipio, dico, perché avete pensato di cogliere subito questo spunto? Ah, intanto il nostro è un municipio che si connota per iniziative di questo genere, e ce l'abbiamo nella nostra carta di governo, proprio la lotta alle discriminazioni, l'affermazione dei diritti, e crediamo che insomma sia un obiettivo da perseguire, quindi siamo assolutamente in linea con il mandato che ci hanno consegnato gli elettori. Questo lo dico a scanso di equivoci, perché il nostro è un municipio di centrosinistra che è stato eletto democraticamente, quindi siccome in questi giorni, tra l'altro, per questa iniziativa noi siamo anche oggetto di critiche, la cosa un po' mi diverte, devo dire, perché ci interessava molto che venisse anche affrontato il tema, perché noi, io voglio ribadire, questo corso, che sarà un corso tra l'altro su base volontaria, a cui noi inviteremo tutte le coordinatrici e le insegnanti delle nostre scuole dell'infanzia, sicuramente non sarà esaustivo, è un inizio, cioè noi lo consideriamo una pratica positiva, lo consideriamo una piccola goccia nell'oceano, per cui anche le critiche in questo momento sono ben accette, perché comunque ci aiutano ad accendere i riflettori su questa nuova frontiera, su questo tema emergente. Poi più tardi, se potrò farlo, vi spiegherò anche quali sono state le critiche che ci sono state mosse in questi giorni, assolutamente infondate. Pensiamo anche che in qualche modo lo dobbiamo dire, no? Perché abbiamo accettato di fare questa cosa? Intanto perché ce l'hanno proposta, la ritenevamo valida, ci sono dei casi già nelle nostre scuole del nostro municipio, abbiamo visto e notato una grande passione da parte delle insegnanti che hanno avuto bambini nelle loro classi, figli di famiglie omosessuali, e ci siamo resi conto che c'era una domanda di sostegno in questo, perché effettivamente è un nuovo modello pedagogico che in qualche modo deve affermarsi e che deve far sì che si riesca a stabilire una relazione sia tra i bambini ma anche tra i genitori, perché questo capita, no? Il gruppo classe non è solo il gruppo classe fatto dei bambini ma anche dei genitori. Certo. Allora, naturalmente anche le nostre linee telefoniche restano aperte, 06 59 10 285, quindi per se volete fare delle domande, se anche voi avete delle critiche o anche invece dei complimenti da fare per questa iniziativa, le aspettiamo le vostre telefonate. Allora cerchiamo di capire e di inquadrare quali sono le problematiche e quindi i contenuti di questo corso con Marilena Grassadoglia, appunto responsabile di questo gruppo Scuola Roma delle famiglie Arcobaleno. Faccio vedere anche il sito dell'associazione Famiglie Arcobaleno. Il corso è stato pensato dall'Associazione Famiglie Arcobaleno partendo da una situazione reale, quindi da una situazione assolutamente che esiste, da un'esigenza reale. I nostri bambini esistono, vanno a scuola, molto spesso vanno nelle scuole comunali, perché noi scegliamo queste scuole, perché spesso frequentano le scuole comunali, e quindi ci siamo resi conto che la scuola è interfacciarsi con le insegnanti, questo contatto è il primo rapporto che i nostri bambini hanno con la società, quindi il confronto con le insegnanti e con la struttura scolastica.
E quindi ci sembrava, ne siamo certi e siamo convinti, che sia fondamentale instaurare un rapporto di un certo tipo con tutto il gruppo educativo, e questo perché, anche perché le insegnanti dei nostri figli ci hanno chiesto aiuto, perché mancano loro degli strumenti per poter affrontare questa realtà, che è una realtà differente rispetto alle altre famiglie tradizionali, quindi una realtà di una famiglia omogenitoriale in cui i componenti della famiglia sono due genitori dello stesso sesso, e il bimbo è desiderato all'interno di questa famiglia, è stato concepito all'interno di questa famiglia, due genitori dal punto di vista sociale che quindi lo accompagneranno nella crescita. Sappiamo che ovviamente ad accompagnare i nostri figli nella crescita, oltre ai genitori, c'è anche la scuola. E quindi è giusto che queste insegnanti abbiano degli strumenti per poter appunto affrontare quelle che potrebbero essere delle problematiche relative all'essere differente delle nostre famiglie in relazione alle altre famiglie degli altri bimbi. Facciamo degli esempi. Quali sono le problematiche che si pongono, anche insomma, a causa delle leggi italiane che ancora non riconoscono? Le unioni omosessuali. Sì. Beh, sul punto di vista legislativo purtroppo la situazione è davvero molto triste. Io farei un paio di esempi, uno che può sembrare molto banale, che è quello che un po' poi a noi come associazione troviamo l'energia e la forza di fare tutto ciò che facciamo per i nostri bambini e per i nostri figli. Un bimbo che nasce e cresce all'interno di una famiglia omogenitoriale a un certo punto comincerà a parlare come tutti i bimbi del mondo, andrà a scuola e potrà raccontare al compagnetto che il giorno prima è andato al cinema con le sue due mamme. Allora è giusto ed è fondamentale, non deve mai esistere una situazione in cui il compagnetto possa deridere il nostro figlio o possa dire: non è vero, è impossibile questa cosa che tu dici. È chiaro che, non essendo una situazione diffusa sul territorio, possa essere difficilmente recepita dal bambino o dal compagnetto. Allora Quindi serve l'insegnante che deve in qualche modo sostenerci e aiutarci nell'integrazione. Se vogliamo chiamar così, i nostri bimbi non hanno una situazione di inferiorità rispetto agli altri, però ci sono delle situazioni oggettive che potrebbero creare delle difficoltà. È vero che l'associazione ha come motto e come strumento fondamentale, in cui crediamo tantissimo, la visibilità. Quindi noi portiamo i nostri bambini a scuola, parliamo con le insegnanti, spieghiamo, raccontiamo la nostra famiglia, spieghiamo quali sono gli elementi che il bambino ha già, in base ovviamente all'età del bambino utilizziamo gli strumenti adatti per raccontargli la sua storia, e fondamentalmente la visibilità è quella che è la verità assoluta, quindi la trasparenza assoluta può appunto aiutare il nostro, noi crediamo che questa sia la strada migliore. Dal punto di vista giuridico invece, legale, c'è una situazione assolutamente molto triste, perché il bambino che è stato desiderato da una coppia di donne o da una coppia di uomini, che sono entrambi presenti in queste realtà nella nostra associazione, e quindi che ha due genitori sociali e due genitori di fatto reali, poi dal punto di vista invece legale e giuridico perde un genitore. Non ha un genitore, ha solamente un genitore legale, quindi io, come la mia compagna, risulta il genitore legale che coincide con un genitore biologico qui in Italia, mentre l'altro genitore non ha nei confronti del bambino nessun tipo di legame e di diritti. Io quando faccio questo discorso poi invito tutti a mettersi un attimino dal lato del bambino. È il bambino che non ha il diritto in questo caso ad avere due genitori legalmente, mentre in realtà li ha entrambi. Se io e la mia compagna dovessimo lasciarci e io impazzissi, decidessi di non voler più far vedere il bambino alla mia compagna, io sono la mamma biologica, potrei benissimo farlo, e in questo momento andrei a ledere un diritto del bambino, cioè toglierei a mio figlio il diritto di avere un secondo genitore. Questa è ovviamente la situazione più triste, più tragica, a parte il fatto che se io dovessi venir meno, il bambino non avrebbe nessun legame con la mia compagna, che lo ha desiderato tanto quanto me. E questo è l'altro, insomma, è l'altra situazione paradossale che la legislazione italiana crea: due genitori, se uno dei due viene a mancare, il genitore biologico viene a mancare, l'altro non ha nessuna. Non ha nessun diritto. C'è una proposta di legge fatta dall'onorevole Anna Paola Concia alla Camera, che è appunto la proposta del riconoscimento del genitore non biologico. Questa proposta di legge ha dei firmatari, però purtroppo in questo momento è un attimino ferma. Però anche aver proposto insieme al nostro
gruppo legale e all'avvocato Lullini questa proposta di legge, secondo me, secondo noi come associazione, è sicuramente un elemento molto 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 importante. Certo, sicuramente un passo avanti, però il vero passo avanti arriverà quando la legge invece verrà approvata. Dicevo che spesso la società, sicuramente nella nostra esperienza possiamo dire che la società è molto più avanti rispetto alla politica, rispetto a quello che la politica vuole farci credere. Noi dalle nostre esperienze la gente ci accoglie in maniera assolutamente tranquilla. L'importante è conoscerci. Manca l'immaginario della famiglia omogenitoriale. La gente spesso dice: ma che vuol dire un bimbo con due mamme? Ma come fanno? Ma un bimbo con due papà come fa? Se ci conosce si salta si riescono a superare una marea di difficoltà nell'accettazione. Noi non vogliamo l'applauso di nessuno, desideriamo il rispetto, anzi esigiamo il rispetto, che è lo stesso rispetto che noi diamo alle altre situazioni familiari. Allora,